Buonasera, buonasera a tutti. Siamo di nuovo nel nostro consueto venerdì, questa volta è la volta del Benessere a Tavola Lab, che come sapete prova appunto ad elaborare, ormai non più soltanto teoricamente, ma anche praticamente, una serie di suggerimenti e di consigli che, come dire, trasformano in praticità argomentazioni che abbiamo già trattato sul versante più strettamente clinico. Ora, un argomento particolarmente emergente che tra l'altro, come dire, risulta essere fortemente correlato a quella che è l'intervento e la regolarità del solito microbiota intestinale del quale abbiamo parlato più volte, è rappresentato fondamentalmente da diete a basso contenuto di, si chiamano carboidrati fermentabili. I carboidrati fermentabili sono in grado di, meglio, la riduzione dei carboidrati fermentabili è in grado di ridurre i disturbi prodotti da una eventuale disbiosi fermentativa. Che cos'è la disbiosi fermentativa? È la presenza nell'intestino, nel nostro intestino, di batteri capaci di fermentare. E questa presenza di come dire, di disbiosi fermentativa, è a sua volta generata da una eccessiva carica batterica, soprattutto del piccolo intestino, cioè dell'intestino tenue. Ora, questi alimenti, cercheremo di sviluppare via via che vado avanti il discorso, questi alimenti che sono raggruppati nell'ambito dei cosiddetti FODMAP, appartengono appunto a categorie molto precise. FODMAP intanto che cos'è? C'è chi li chiama, come abbiamo scritto nel nostro richiamo, nel nostro invito, c'è chi li chiama FODMAP, quasi fossero degli alimenti, dei cibi. In realtà FODMAP è un acronimo, cioè una sigla che appunto sintetizza al suo interno le iniziali di alcune parole. In questo caso le parole sono alimenti, zuccheri fondamentalmente fermentabili, che sono oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli. Quindi la sigla FODMAP in pratica raggruppa al suo interno le iniziali appunto di queste parole: fermentabili, oligosaccaridi, monosaccaridi, disaccaridi e polioli. Ora, dove sono contenuti questi zuccheri che fermentano? Sono contenuti soprattutto, ma non esclusivamente, nella farina di frumento, in diversi tipi di frutta fresca e verdura, nella frutta in guscio, quindi nella frutta secca, nel latte e derivati, e le patologie, diciamo così, legate a questo tipo di alimenti non sono affatto da considerare come patologie generate da determinanti responsabili di eventuali intolleranze o allergie che possono essere appunto indotte da questo tipo di alimenti, quanto piuttosto questi alimenti sono da considerare agenti capaci di provocare disturbi di diverso genere, per quanto soprattutto intestinali, ma non perché da loro siano capaci di generarli, li generano per il tramite di microrganismi, cioè di batteri fermentativi, dei quali batteri fermentativi, quegli alimenti, costituiscono il nutrimento idoneo ad attivare tutta una serie di potenti, di nocive, di micidiali potenzialità metaboliche. Quindi, ci sono batteri che fermentano. Questi batteri che fermentano sono collocati all'interno dell'intestino tenue. Sono localizzati lì dentro e potenzialmente potrebbero stare localizzati lì dentro senza creare particolari problemi. Ma poi che succede? Succede che noi possiamo mangiare alimenti nei confronti dei quali non siamo affatto intolleranti, nei confronti dei quali non siamo affatto allergici, ma questi alimenti hanno una particolare peculiarità, e cioè quella di essere alimenti dei quali quei batteri fermentativi che sono presenti appunto all'interno del nostro intestino tenue sono particolarmente ghiotti.
Quindi succede che noi introduciamo questi alimenti costituiscono il substrato alimentare appunto di questi batteri, i quali si cibano di quegli alimenti e cominciano a produrre sostanze che derivano appunto dal loro metabolismo, che a noi ospitanti di quei batteri, danno particolarmente fastidio. Ora, c'è da considerare che soltanto nel nostro paese ci sono milioni di persone nelle quali, anche in assenza di allergie, di eventuali intolleranze o di ulteriori problemi connessi agli alimenti, disturbi come gonfiore, senso di risalita, quasi una sorta di reflusso, senso di dolenzia in regione qui proprio retrosternale, qui a volte anche tachicardia, pizzico in gola con tosse, a volte raucedine, abbassamento di voce anche se non si è affatto raffreddati, sapore metallico, sapore amaro, sapore acido in bocca, eruttazione, ma poi anche stitichezza e diarrea, si presentano in modo proprio cronico, direi continuativo, anche se non si hanno problemi particolari, ribadisco, connessi con eventuali stati di raffreddamento piuttosto che con particolari situazioni gastriche, tanto che la tipica spiegazione che le persone in questi casi si danno o che a quelle persone vengono date diventa di tipo psicologico, e cioè situazioni stressogene, tensioni, coinvolgimenti emotivi con tendenza alla somatizzazione, sono le giustificazioni che più spesso troviamo. Ora, quel che noi possiamo dire con ragionevole certezza è che dare una spiegazione psicologica in questi casi spesso è, direi, anche profondamente ingiusto, oltre che ovviamente parziale, per una realtà che può addirittura finire per sovraccaricare la persona di tensioni aggiuntive che sarebbe invece meglio evitare. E allora, in questi casi, spessissimo, devo dire, ci si rifugia nell'ormai classica e generica definizione della cosiddetta sindrome dell'intestino irritabile, comunemente colon irritabile, che va a cogliere proprio, come devo dire, lo spettro diagnostico di queste milioni di persone che, voglio dire, piuttosto che avere un colon irritabile come dire, come patologia di fondo, cioè come infiammazione del colon, risentono in maniera direttissima di tutto quello che abbiamo già detto a proposito dell'azione critica di questi alimenti che sono in grado di generare questo processo fermentativo per il tramite di quei microrganismi dei quali vi ho parlato precedentemente. Questi FODMAP hanno bisogno di essere conosciuti fino in fondo. Oggi proveremo a fare, anche con l'aiuto dello chef Gigi Perrone, che ovviamente ringrazio e che verrà presentato tra poco, con l'aiuto di Carla Castellana, ma soprattutto con l'aiuto delle dottoresse Dominga Maio e Ilaria Vergallo, che come al solito ci supportano e ci accompagnano in questo viaggio, sarebbe sempre il caso di avere una precisa cognizione. Si parla da qualche anno oramai di FODMAP e il discorso non può essere sicuramente affidato al caso. Non può essere sicuramente affidato alle solite dinamiche del fai da te, perché una dieta fondata sulla solita logica del fai da te rischia di non essere equilibrata dal punto di vista nutrizionale e di non essere, come sempre diciamo in questi casi, la soluzione giusta. Quali sono gli alimenti? Ne parleremo sicuramente dopo, ma visto che sto, come dire, cercando di dare una sorta o di fare una sorta di presentazione la più ampia possibile, a questo punto li cito, ribadisco, sicuramente ci ritorneremo, ma quali sono gli alimenti FODMAP? Ci sono quelli che hanno un alto contenuto di FODMAP, cioè di prodotti capaci di zuccheri, capaci di far fermentare quei batteri dei quali parlavo precedentemente. Sicuramente latte e latticini, ma quale latte e latticini? Sicuramente i formaggi morbidi e freschi, sicuramente le creme di gelato, sicuramente il latte in quanto tale, il latte di mucca, il latte di pecora, il latte di capra. Qui non si parla, attenzione, di intolleranza al lattosio. Fate bene attenzione perché c'è gente che, pur non essendo intollerante al lattosio per aver fatto il breath test e per essere risultata non intollerante al lattosio, se beve latte o mangia latticini freschi, comunque ha dei problemi, ma ha dei problemi non perché ci sia un fatto di intolleranza al lattosio, perché si attivano quelle dinamiche di fermentazione delle quali ho parlato precedentemente.
Latte e latticini li abbiamo detti, poi c'è la frutta di stagione intanto, quale? Le albicocche, le ciliegie, le prugne, i cachi, le susine, le pere, le mele, i manghi, le pesche, le angurie e poi ancora i succhi di frutta, ma poi anche la frutta secca, soprattutto tanto la frutta secca, forse esclusi i pinoli, un po' tutta la frutta secca, magari un po' meno anche le noci, ma mandorle, arachidi, nocciole, sono anacardi, hanno una grandissima capacità di alimentare le dinamiche fermentative di cui parlavo prima. E poi la verdura, quale verdura? I broccoli, i cavoli, l'aglio, le cipolle, i piselli, gli asparagi, i carciofi, i cavolfiori, i funghi, sono alimenti che possono generare appunto fermentazione. E ancora cos'altro? I legumi, le fave, le lenticchie, i fagioli, i ceci e i cereali. Quali? La segale, il frumento, e quindi voglio dire, molto dipendendo anche dalle quantità, i biscotti, i crackers, il couscous, il pane, la pasta. E poi ci sono i dolcificanti, quali? Lo xilitolo, il sorbitolo, il mannitolo, lo sciroppo di mais, lo sciroppo d'agave, il fruttosio, il miele. Ecco, questi sono gli alimenti, o meglio, i prodotti che possono essere considerati come prodotti ad alto contenuto di FODMAP. Ribadisco ancora, ci ritorneremo poi anche dopo sull'argomento, ma non consideriamo queste dinamiche come dinamiche dipendenti dal fatto che io per sempre sarò, tra virgolette, intollerante a questi alimenti. Il mio per sempre dipende, o meglio, la durata del mio disturbo dipende dalle condizioni del mio microbiota intestinale e dunque dalla capacità che io o il mio medico avrà di correggere il mio microbiota intestinale, riconducendolo ad una condizione di normalità e quindi escludendo dal mio microbiota tutti quei batteri che possono continuare a generare fermentazione. Quali sono le regole a cui attenersi per poter fare un ragionamento clinicamente corretto in questo caso? Intanto le regole di una buona cucina, di una cucina che sia fondata su ragionamenti scientifici solidi, saldi, che siano strutturati appunto a quelle che sono le indicazioni che la clinica e la diagnostica corretta fornisce e da qui ovviamente far scaturire tutta una serie di ricette o quantomeno di capacità di costruire appunto dei piatti che possa essere la più adeguata possibile. Torneremo dopo sul discorso della diagnostica, per ora proviamo a verificare appunto le ipotesi di fattibilità di questi procedimenti che sono squisitamente teorici e lo facciamo ovviamente dando la parola a chi è più tecnico di me in questo senso. Quindi sicuramente ora passo la parola alla dottoressa Vergallo, ed Ilaria Vergallo, che a sua volta presenterà il primo piatto della giornata, quindi la costruzione della prima pietanza della giornata, che appunto si ispira alle premesse che ho appena proposto. Prego, Ilaria. Grazie professore, buon pomeriggio a tutti. Quindi vediamo adesso nella pratica cosa vuol dire dieta a basso contenuto di FODMAP. Per cui, quali alimenti includere in una dieta a basso contenuto di FODMAP e da quali alimenti invece dobbiamo stare attenti? Sicuramente una dieta a basso contenuto di FODMAP è una dieta che esclude zuccheri che, come ha appena detto il professore Minelli, possono dare origine ad attività fermentativa laddove sono presenti determinati batteri. Quindi sicuramente il primo passo è effettuare un'accurata diagnosi. Una volta effettuata diagnosi e aver stabilito la presenza di batteri ad attività fermentativa, quindi per lo più batteri appartenenti al phylum dei Firmicutes, a questo punto si può, grazie all'aiuto di specifiche competenze, si può andare a originare un piano alimentare a basso contenuto di FODMAP. I FODMAP, voglio un attimo chiarire quali sono: sono cinque, sono il lattosio, ma anche il fruttosio, fruttani, galattani e polioli. Questi cinque zuccheri possono essere presenti, anzi sono presenti, in alimenti che derivano dall'agricoltura, dall'allevamento, cereali, verdura, frutta e anche il latte. Come ha detto il professore Minelli, il lattosio è uno dei FODMAP
Motivo per cui in chi ha un malassorbimento di lattosio molto spesso è anche utile andare a eliminare non solo il lattosio ma anche altri alimenti, e quindi questo individuo riuscirà nel momento in cui sono presenti il lattosio da una certa sintomatologia, una specifica sintomatologia nel paziente, può essere in questo caso utile eliminare anche altri alimenti per avere una regressione dei propri sintomi. Per quanto riguarda i FODMAP, la loro caratteristica di essere molecole a catena corta li rende anche più rapidamente fermentabili delle stesse fibre. Io adesso passerei direttamente la parola allo chef, a Gigi Perrone, che ci darà, ci rappresenterà adesso una ricetta a basso contenuto di FODMAP, a base di quinoa e tantissimi altri vegetali che mostrano una minor presenza di zuccheri fermentabili. Prego, chef. Buonasera professore, buonasera dottoressa. Buonasera allora, a voi. Abbiamo deciso di fare oggi la quinoa e abbiamo fatto un triste di quinoa, sia la nera, la rossa e in questo caso la nera, la rossa e la bianca. Così ha un sapore un po' più forte perché la rossa e la nera dà un po' la volta della tostatura con le verdure, dà un po' la sensazione della mandorla quando viene tostata. Per cui adesso parto con la ricetta. Abbiamo il peperone arrostito leggermente affumicato, abbiamo il clorofilla di rughetta, abbiamo la terra di olive nere e un po' di radicchio. Ora passiamo con la ricetta, così iniziamo. Mettiamo un filo di olio prego. Iniziamo già. Abbiamo fatto un brodo con la barba del finocchio e un po' di finocchio, per cui adesso iniziamo a tostare. La quinoa è particolarmente da quel gusto un po' amaro quando si mangia, ma se si fa bene si perde quasi un 40% di quel gusto, che quando viene assemblato con delle verdure che vanno bene c'è poi il sapore diverso. Io vorrei ricordare che la quinoa, quando una volta lavata, poi che viene tostata in questa maniera, si fa asciugare per bene con un po' di olio, e la facciamo asciugare, e mi dispiace che non si sente il profumo da un'altra parte, perché il profumo è difficile perché inizia a uscire fuori quel profumo, come dicevo, della mandorla tostata o della nocciola tostata, per cui già diventa qualcosa di gradevole diventa. Io vorrei ricordare che la quinoa va cotta in 10 minuti e la volta che si cuoce va fatto, diciamo, per chi ha a casa un bicchiere di quinoa e due bicchieri di liquido per andare tranquillamente senza problemi. Noi adesso abbiamo messo il doppio della quinoa che c'è e inizia a cuocere pian pianino. Esce un profumo che è meraviglioso perché si sente proprio il profumo di quando, diciamo, la mandorla o la nocciola viene tostata leggermente. La rossa e la bianca, come dicevo, è indicata molto bene per la cucina, mentre la rossa e la nera, mentre la bianca, che abbiamo qua la bianca, questa qua, essendo un gusto un po' leggermente più neutro, si può usare tranquillamente nel fare i dessert, il dolce. Si può fare con acqua e zucchero classico, con il croccante, si fa un croccante, si fa tranquillamente, si può fare un budino a freddo con le verdure, pure con il finocchio. Noi abbiamo dato già un pochettino di cottura, ma sta iniziando già piano piano. Adesso iniziamo a inserire un po' di clorofilla e l'acqua che abbiamo fatto, l'acqua della rughetta. Un profumo sale.
è un gusto un po' particolare. In questo caso, per poter poi dare la possibilità di avere un gusto, perché poi è chiaro che ci vuole anche il gusto, ci vuole. Si può fare con la ginoa, si può fare un'insalata, un'insalatina, si fa bollire sempre in 10 minuti in acqua e poi dopo si condisce con delle verdurine tagliate molto sottili, si può mettere un po' di buccia d'arancio per dare un profumo. Con tutte le verdurine si condisce con olio d'oliva e del sale e si mangia un'insalatina fresca tranquillamente. Si può mantecare il risotto, si può mantecare, in questo caso noi la stiamo risottando a modo che noi abbiamo alla fine una mantecatura e abbiamo fatto il peperone arrostito e poi l'abbiamo leggermente con degli aghi di pino, abbiamo fatto affumicare, abbiamo coperto, abbiamo con gli aghi di pino, abbiamo coperto e l'abbiamo leggermente affumicato, così abbiamo anche quello gusto. E poi a parte abbiamo preso le olive leccine, che abbiamo fatto la terra di olive, le abbiamo fatte essiccare leggermente e le useremo come parte croccante per non usare o per non mettere, meglio dire, che come diceva il professore, il latticino e il formaggio, per cui ci dà quel gusto intenso, ci dà. Ora sta cuocendo molto lentamente, si assorbe il suo liquido, per cui una volta che assorbe il suo liquido è cotta. Il profumo è fantastico, professore, il profumo è fantastico, eh? E io vorrei essere lì, Gigi, e il problema è che non posso sentire. Mettiamo un po' di sale. Non ho dubbi sulle tue capacità, figurati. Quindi. No, ci mancherebbe, poi sono dei piatti che comunque diventano piacevoli anche a cucinare, perché poi diventa una cucina saldista, per cui è bellissimo farla, no? Per chi ha problemi, ma pure per chi non ha problemi. Se qualcuno le insegna, vuole fare una dieta, la può fare tranquillamente con questi ingredienti. Io ho provato la bianca pure, ma devo dire il profumo nel preparare il piatto e provarlo prima, perché è giusto che sia così, provando invece sia la rossa che la nera, proprio esce un profumo che è totalmente gradevole. La salsina di rucola, come viene fatta? Come? La salsina di rucola. Sì, questa qua. Come viene? Sì. Questa è leggermente con un po' di olio. Viene bollita la rucola in acqua, viene bollita, poi viene filtrata e viene centrifugata. Diciamo, noi in questo caso per non emettere aria l'abbiamo fatta con il passino come si faceva ai bambini una volta, dove caccia l'aria, e qua c'è poi, vedete che c'è la parte, diciamo, della polpa della rucola che la andiamo a mettere all'interno e con quella poi alla fine manteniamo. Ora ci metto una punta di radicchio, naturalmente non molto perché già il gusto è amarognolo. Inizia ad asciugare come se fosse un risotto, ecco. Ma queste tu sono cose che fai abitualmente o ce le stai facendo appositamente per noi? No, noi lo facciamo già, perché lo facciamo in alcuni menu, lo mettiamo quando facciamo la giornata, anche del vegano la facciamo, per cui lo diamo tranquillamente, lo mettiamo nel menu, per cui lo provano quando facciamo la degustazione. È un piatto che va tanto pure, professore. Quindi tu abitualmente... Però poi giustamente non sanno come prepararlo e hanno questa sana curiosità di venire a provarlo. Certo. Infatti il grande rischio è proprio il fai da te di cui parlavo prima, no? Sì. Ora siamo nella parte finale del piatto, perché il piatto adesso mettiamo un po'
acqua e olio al clorofilla per mantecare, no? Non usiamo burro, ma stiamo usando l'olio, un filo di olio. Mettiamo la parte del clorofilla che abbiamo messo e iniziamo come se fosse il classico risotto a mantecare. Naturalmente, se vogliamo mantecare per fare un discorso, si può anche mettere l'olio in frigo tranquillamente, si raffredda e nella mantecatura c'è lo shock termico, per cui questo prof lo devo far assaggiare comunque. Certo che sì, certo che sì. Adesso che riaprite, l'orario adeguato. Speriamo presto. Noi siamo come quei calciatori che non fanno allenamento ed è bruttissimo. Dobbiamo stare sempre in allenamento. Come state organizzando, Gigi? Come vi siete organizzati in questo periodo? Noi stiamo facendo sperimentazione, stiamo facendo dei prodotti in vasetto, stiamo facendo del tonno, del polpo, ci stiamo un pochettino dedicando alla prossima nostra azienda con la mia socia Gioara che dobbiamo fare, per cui ci stiamo un po' dedicando in questo caso inizialmente. Faccio uscire un po' della mantecatura, così è un intingolo che c'è. Questo sono del radicchio. Dovrebbe avvicinarsi un po' di più la telecamera, però, perché sì, mi avvicino il piatto, tra poco io finisco e mi avvicino. Ah, ok, benissimo. Qua c'è il peperone, come le dicevo, il peperone arrostito e l'abbiamo pellato e pulito, che poi alla base è questo, e con degli aghi di pino l'abbiamo leggermente affumicato, che ne mettiamo un pochettino sopra, in modo che quando si mangia sia un profumo. Mettiamo la terra di olive. Perfetto. Sì. Riproponiamo qualche ed eccolo qua il piatto. Non so se si vede. Bello. Possiamo soltanto dire che è bello, Gigi, poi verremo a verificare quanto è buono. È eccellente il profumo, però se non vi dispiace, lo posso assaggiare io per voi? Assolutamente sì, ci dobbiamo fidare per forza di cose. Dottore Pantano, dacci un'idea del gusto che si prova. Devi almeno darci un'idea del gusto che si prova. Qual è il gusto? Io penso che le cose di gusto non si possono spiegare. Certo, ma tu dacci una tua. Senti tutti i gusti veri e poi senti la parte croccante della quinoa, che è meravigliosa. E come, guarda, le posso dire una cosa, è come se stessi mangiando un risotto. Allora, a questo punto c'è la stessa sensazione, è buonissimo. L'amaro non c'è proprio, però senti quello gusto del radicchio, senti tutti i sapori che hanno bisogno di sentire. Perfetto, Gigi. Allora a questo punto noi verremo comunque a gustare il prodotto direttamente da te, poi faremo noi la nostra valutazione di gusto, certo. Ovviamente fidandoci fortemente della tua. Ricordiamo che Gigi Ferrone, voglio dire, riveste anche un ruolo importante nella categoria degli chef in Puglia. Ha un locale a Lecce che si chiama Semiserio ed è sicuramente, insomma, tra gli chef certamente più accreditati del nostro territorio. Quindi grazie Gigi per averci dato il tuo supporto. E siamo sempre a disposizione. Grazie. Per noi questa è formazione ed esperienza ed è importante, perché noi chiediamo da mangiare, dobbiamo saper dare da mangiare alla gente quando viene.
Se vuoi resta, ci fa piacere se tu resti, perché adesso la dottoressa Vergallo fa un po' una sintesi dal punto di vista nutrizionale del tuo piatto. Certamente ritorneremo a chiamarti in altre circostanze, perché ci gioveremo della tua professionalità. Ma a disposizione, mi interessa ascoltare la dottoressa. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie. Prego Ilaria. Sì, io vorrei iniziare con riprendere un'osservazione fatta dallo chef. La quinoa, questo piatto, anzi è un piatto che va benissimo non solo per chi deve seguire una dieta specifica, nello specifico nel nostro caso una dieta a basso contenuto di FODMAP, ma è un piatto che va bene per chiunque, proprio per il fatto di aver utilizzato la quinoa, che ha un profilo nutrizionale importantissimo, ricco, considerato un super cibo, un cibo anche funzionale, naturalmente ricco di principi nutritivi e proprietà benefiche per la nostra salute, che tra poco vedremo. Però riprendendo il discorso dei FODMAP, i fruttani, come ho detto poco fa, sono una categoria di FODMAP, fanno parte dei 5 FODMAP. I fruttani non solo sono presenti nella frutta, come le mele e l'anguria, quindi anche nelle verdure, spinaci, broccoli, cavoli, ma sono presenti in alcuni cereali, nel frumento, nell'orzo, nel farro e nella segale. Proprio per questo motivo, in chi deve seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati fermentabili, è importante anche andare a ridurre la soglia di glutine assunta giornalmente. E quindi a questo punto via libera al grano saraceno, ad amaranto e soprattutto alla quinoa, che è il cereale principe senza glutine, o meglio uno pseudo cereale. È un cereale che, deriva dall'America, dal continente americano, e deriva dalla stessa famiglia degli spinaci e della barbabietola. La sua caratteristica è di contenere una serie di sostanze nutritive importantissime. Per quanto riguarda la parte dei carboidrati, sicuramente è ricca di amido, ma soprattutto presenta un quantitativo adeguato di fibra, adeguato a garantire la salute del nostro intestino sicuramente. Allo stesso tempo, ciò che caratterizza la quinoa è il suo contenuto proteico. In 100 grammi di cotto sono presenti circa 14 grammi di proteine, che hanno riferimento alla famiglia delle albumine, ma non contengono sempre le prolamine, che sono il gruppo di proteine in cui poi è presente il glutine. Per questo la quinoa è un cereale privo di glutine, che va bene in chi soffre di malattia celiaca, ma anche nel soggetto che presenta una sensibilità al glutine non celiaca, e quindi anche nel nostro caso in chi deve seguire una dieta a basso contenuto di FODMAP. Inoltre la parte proteica contiene amminoacidi essenziali, lisina, stidina, in maniera superiore rispetto a tutti gli altri cereali. E non solo, ciò che distingue la quinoa ad esempio dagli altri cereali, ma dagli stessi legumi anche, è proprio il contenuto di amminoacidi essenziali. Tanto è vero che la quinoa da sola è in grado di soddisfare il fabbisogno proteico, si dice quindi sia dell'adulto che del bambino. Per quanto riguarda altre sostanze, quindi abbiamo sali minerali, abbiamo vitamine, ricordiamo la presenza della vitamina E, tanto è vero quindi che si attribuisce alla quinoa anche un effetto antiossidante, in grado di combattere i radicali liberi in qualche modo. Allo stesso tempo anche sali minerali, è presente calcio, ferro, potassio, il manganese, il selenio, è molto quindi importante nella dieta del soggetto privo di glutine, perché molto spesso tale individuo tende a seguire delle diete che sono carenti più in questi minerali. È importante anche perché ha un basso indice glicemico, quindi è importante nel controllo della glicemia. Ricordiamo che chi segue una dieta priva di glutine tende a utilizzare farine come il mais per lo più, ma anche il riso stesso, che sono farine poi a più alto indice glicemico, quindi utilizzare in questo caso la quinoa potrebbe essere molto utile. Ritornando al discorso dei FODMAP, quindi sì, la quinoa è un cereale a basso contenuto di FODMAP, ma nel piatto erano presenti anche una serie di vegetali, tra cui il radicchio, il peperone, le stesse olive che sono utilizzate dallo chef sono sicuramente tra i vegetali a più basso contenuto di FODMAP. Voglio ricordare quelli che sono gli ortaggi a più alto contenuto di FODMAP invece, che sono ad esempio l'aglio, gli asparagi, le barbabietole rosse, i broccoli, i carciofi, i cavoli, il cavolfiore, le cicore, gli spinaci, la verza, la cipolla stessa, quindi alle cipolle sono solitamente da non utilizzare. Il nostro chef infatti è stato così bravo da farne a meno nella nostra ricetta.
Quindi sicuramente la ricetta che abbiamo visto può essere uno spunto, un punto di riferimento importantissimo in chi deve seguire una dieta a basso contenuto di FODMAP. Le scelte dietetiche utilizzate sono state azzeccatissime, tra virgolette. Per quanto riguarda il altri alimenti che possono essere utilizzati in una dieta priva di carboidrati fermentabili, sono sicuramente altri cereali come ad esempio il sorgo, il grano saraceno, l'amaranto, che sono utili anche in chi deve seguire una dieta priva di glutine proprio per la loro caratteristica di essere naturalmente privi di questa proteina. Per quanto riguarda proprio la quinoa, altri effetti importanti sulla salute dell'individuo, si attribuisce alla quinoa la presenza di contenere dei fitonutrienti, che poi sono sostanze prodotte naturalmente dalla pianta, che si è visto essere in grado anche di determinare un abbassamento del colesterolo nell'individuo. Inoltre quindi, come ho detto poco fa, è importante nel gioco, mantenere un indice glicemico del piatto anche abbastanza importante, anche basso per lo più, proprio in funzione del fatto di contenere sia una buona quantità di fibra che una buona quantità di proteina. Va bene, Ilaria, grazie, grazie, scusami se ti interrompo, ma ovviamente il tempo qui corre, ma ne dovremmo stare 6 ore a parlare, quindi quello che abbiamo capito è sicuramente la grande qualità in termini salutistici che il piatto dello chef Perrone, Gigi Perrone, ha sicuramente realizzato con queste miscele che voglio dire hanno creato comunque, io leggo un po' gli apprezzamenti anche che vengono dalla gente che ci segue, da chi è affezionato a questa trasmissione e continua a seguirci. Quindi, caro Gigi, ti dico che insomma arrivano degli apprezzamenti con delle indicazioni che fanno riferimento al fatto di voler replicare in qualche modo a casa il tuo piatto. Credo che non sarà facilissimo, voglio dire, ma comunque le indicazioni anche in termini nutrizionali abbiamo provato a darle nella maniera più completa possibile. Quindi grazie sicuramente a Gigi, che se vorrà può restare, a noi farà piacere se rimarrà fino alla fine. E intanto passo la parola alla dottoressa Dominga Maio, che presenterà l'altro piatto di oggi, che come al solito verrà realizzato dalla nostra Carla Castellana. Prego, dottoressa Maio. Salve, buon pomeriggio a tutti. Sì, presentiamo un altro piatto che non è un primo piatto né un secondo piatto, ma possiamo utilizzarlo come stuzzichino o come antipasto. Sono dei rollè alle verdure, sono un tris di rollè che Carla appunto ha preparato, ed è un piatto prevalentemente vegano. Infatti non vediamo l'utilizzo di nessun tipo di proteine, né proteine della carne né proteine delle uova. Quindi prego, chiedo al regista di avviare il video. Senza glutine, senza nickel, senza lattosio, senza FODMAP, senza lievito di birra, senza latte, senza uova e vegan. Cuocere in acqua bollente 70 g di zucca bio, pesata a crudo, per circa 7-10 minuti. Trascorso il tempo necessario, una volta cotta, scolarla, sciacquarla con acqua fredda e versarla in una ciotola. Aggiungere del sale e frullare con il mixer ad immersione a velocità media per ottenere un composto denso e cremoso. Cuocere in acqua bollente 70 g di scarola bio, pesata a crudo, per circa 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, una volta cotta, scolarla, sciacquarla con acqua fredda e versarla in una ciotola. Aggiungere del sale e frullare con il mixer ad immersione a velocità media per ottenere un composto denso e cremoso. Nel frattempo, in una coppetta unire 6 g di bicarbonato e 12 ml di aceto di miele. Mescolare il tutto per attivare il lievitino istantaneo, che sarà pronto quando si creerà una schiuma. In un'altra coppa unire 165 g di farina di riso, 60 g di farina di tapioca, 5 g di xantano, 12 g di zucchero di canna e mescolare.
aggiungere 120 ml di acqua tiepida, unire al composto il lievitino creato precedentemente ed impastare per bene. Aggiungere un cucchiaino di sale e 9 ml di olio evo biologico. Impastare fino al completo assorbimento. Per lavorare meglio l'impasto, ungersi le mani di acqua e olio evo bio. Una volta pronto, dividere l'impasto in tre parti uguali e successivamente dividere ogni palla in due parti, di cui una più grande dell'altra. Prendere le tre palle più piccole e rimpastarle, una insieme a due cucchiai di patè di olive biologiche, una con la purea di zucca preparata in precedenza e l'altra con la scarola frullata preparata in precedenza. Appiattire le tre palle grandi non condite, stendendole col mattarello su un piano leggermente infarinato, fino ad ottenere una sfoglia rettangolare di spessore omogeneo di 5 mm circa. Ripiegare ogni sfoglia in tre e ristenderle dal lato più corto, ottenendo nuove sfoglie rettangolari. Su una di queste sfoglie sovrapporre l'impasto condito con il patè di olive e appiattirlo in maniera uniforme su quello sottostante. Cercare di stendere per bene l'impasto condito o con le mani o con un cucchiaio o con un mattarello. Arrotolare la sfoglia dal lato più lungo ottenendo un cilindro di circa 3-4 cm di diametro. Tagliare il rotolino in parti uguali e adagiare ogni porzione su una teglia coperta con carta da forno leggermente infarinata. Ripetere la stessa operazione con le altre due sfoglie e gli altri due condimenti, quindi con la scarola e con la zucca. Pennellare la superficie con un po' d'acqua e olio evo bio. Cuocere prima in forno statico a 180 gradi per 15 minuti e dopo in forno ventilato a 220 gradi per 10 minuti circa. Trascorso il tempo necessario, il tris di mini rollè di riso alle verdure sono pronti, leggeri e digeribili a lievitazione istantanea e velocissimi da preparare, ottimi come stuzzichino o antipasto per un pranzo con amici e parenti. Grazie per aver visto il video, spero di essere stata utile. Ovviamente le mie ricette non vogliono essere una regola, ma un'idea di quello che si può preparare. Pertanto si consiglia di attenersi alla lista dei vostri specialisti di fiducia e di sostituire alcuni alimenti non concessi con quelli a voi permessi e consigliati. Se volete, seguitemi su Cucina Benesenza e sui vari canali social. Grazie. Prego. Come abbiamo visto, tutti gli ingredienti sono tra gli ingredienti consentiti appunto all'interno di un regime alimentare a basso apporto FODMAP, perché abbiamo il riso, abbiamo la scarola, la zucca, non abbiamo il lievito di birra, Carla ha utilizzato lo zucchero di canna, ha utilizzato l'olio, il patè di olive, quindi sono tutti alimenti che sono consentiti in un regime alimentare non fermentabile. Ora, tra le farine nuove che vorrei prendere, diciamo, come... quindi vorrei descrivere, c'è la farina di tapioca. A volte si parla della farina di riso, della farina di grano saraceno, però a volte la farina di tapioca viene utilizzata molto spesso negli alimenti, nei cibi, quindi nei preparati senza glutine, perché consente di rendere poi l'impasto un po' più lavorabile. La tapioca infatti è
contiene prevalentemente amido, che è estratto da un antico tubero, che ha un contenuto molto basso sia di proteine che di fibre. E se vengono poi consultate tutte le tabelle nutrizionali, la composizione della tapioca è infatti prevalentemente su 100 grammi di prodotto, troviamo 90 grammi di carboidrati, 12 grammi di acqua e pochissimi grassi, pochissime proteine. Naturalmente la tapioca quindi può essere sicuramente utilizzata in un'alimentazione senza glutine, in un'alimentazione appunto a basso apporto di FODMAP. Spesso si ritrova negli ingredienti delle pappe per i neonati, no? Durante lo svezzamento, quindi perché ha un potere allergizzante anche molto basso ed è anche un'ottima fonte di energia. La cosa un po' più negativa della tapioca, se vogliamo anche descrivere la parte diciamo negativa, è l'eccessiva presenza di carboidrati. Però come viene utilizzata qui, ad esempio Carla ha fatto l'associazione di questo impasto fatto di farina di riso e tapioca con il patè di olive. Ecco, l'associazione del patè di olive con l'impasto appunto un po' più ricco in carboidrati fa rendere quello stuzzichino finale a basso carico di glucosio, o comunque a basso carico glicemico, proprio perché la presenza dell'olio e comunque del patè di olive dà la possibilità alla tapioca di non essere, o comunque al riso stesso, di non essere ad alto indice glicemico. Un'altra importante osservazione sulla ricetta è appunto il lievito. Lei non ha utilizzato nessun tipo di lievito, né quello di lievito di birra né lievito madre, ma ha utilizzato una strategia, cioè ha utilizzato degli agenti lievitanti, ossia il bicarbonato che a contatto con l'aceto di mele riesce a dare vita ad una reazione chimica. L'abbiamo visto nel video, c'era quello sfrivolamento dell'acqua, dell'aceto quando è venuto a contatto col bicarbonato. E un'altra cosa, ha utilizzato l'oxantano. L'oxantano è un polisaccaride, ossia un carboidrato complesso, che è molto spesso utilizzato come additivo alimentare ed è privo di FODMAP, cioè non è uno di quei carboidrati che può fermentare. Quindi tranquillamente riuscite a creare un impasto, naturalmente anche lievitato, ben lievitato, perché l'aceto di mele è tra gli aceti, insomma, che si può utilizzare. E poi le verdure utilizzate da Carla sono prevalentemente verdure consentite. Abbiamo la zucca, che come tutti gli ortaggi di colore arancione è molto ricca di carotene, che sono sostanze che l'organismo va a utilizzare per la produzione della vitamina A, e anche hanno delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. La zucca contiene molta acqua, molti altri minerali, tra cui il calcio, il potassio, il sodio, il sforo e la vitamina E. La scarola è anche un altro alimento a basso apporto di FODMAP, è molto povera di calorie ed è un alimento che aiuta tanto soprattutto chi ha problematiche di gonfiore addominale, perché la quantità di fibre che ha, soprattutto caratterizzata da cellulosa molto digeribile, che svolge anche un'azione saziante. È anche molto ricca di magnesio, di ferro, di potassio, e grazie alle fibre di tipo solubile, la scarola appunto è indicata proprio per contrastare tutte quelle infiammazioni che interessano il tratto intestinale. E soprattutto è utile a chi soffre di meteorismo, di colon irritabile e di disbiosi, che sono poi diciamo i disturbi principali per i quali poi si deve andare ad escludere i FODMAP. La scarola è anche molto ricca di alcol folico e quindi molto utile per andare a bilanciare per esempio un acido folico mancante che molto spesso si riscontra nei pazienti che hanno problematiche di disbiosi. Quindi nel complesso è un piatto molto, molto semplice. Impiega sicuramente, ci vuole un po' di pazienza nell'impastare questo impasto di glutine, però abbiamo visto che sia l'agente lievitante che l'oxantano consente di avere poi un risultato eccellente. Bene. Grazie Dominga, grazie anche a Carla ovviamente per i suoi contributi, che sono sempre molto
calati nella realtà delle cose, non fosse altro che in ragione della sua esperienza. Ricordo che Carla è come dire, una paziente che ha fatto di necessità virtù, nel senso che, come ho detto anche altre volte, si è, come dire, si è fatta forte della sua esperienza e in ragione di questo ha messo su, fa tutt'altro nella vita perché è un architetto, ma si è messa d'impegno per realizzare appunto questo tipo di dotazioni specifiche che vanno bene per lei, ma vanno bene per tutti i pazienti e che mette, devo dire, a disposizione appunto di tanta gente, peraltro supportandoci, devo dire, con tanta pazienza, ma anche con tanta buona volontà in questo lavoro di divulgazione che ormai da diversi mesi stiamo cercando di portare avanti. Chiedo alle persone che sono collegate con noi, vedo ancora Gigi Perrone, vedo ovviamente Dominga. Dimmi, Gigi. Vi saluto e spero di vederci alla prossima. Va bene. A disposizione sempre. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, stavo dicendo, chiedo alle biologhe, alle biologhe alcune domande che sono arrivate, che fanno proprio riferimento al discorso dei FODMAP. Cettina che chiede, la farina di tapioca si può sostituire con quella di TEF? Andiamo una per una, poi magari può rispondere chi vuole ovviamente a questo tipo di domanda. Sì, sicuramente sì, si può. Prego. Prego, Dominga, vai. Sì, sicuramente sì, la farina di TEF è possibile sostituirla, la farina di tapioca con la farina di TEF e tante altre farine che non hanno un carico eccessivo di FODMAP. Ok, diciamo, la stessa Tina, dimmi, continua pure. Quelle che dovremmo ridurre sono il grano, l'orzo, il farro e la segale, prevalentemente. Quindi si può dire che il TEF può tranquillamente sostituire la farina di tapioca. Sempre la stessa ascoltatrice ci rivolge un'altra domanda, sempre a proposito di sostituzioni, cioè chiede se lo scalogno si può sostituire alla cipolla. Dominga, magari rispondi tu, grazie. Sì, si può sostituire perché anzi è molto più delicata e ha basso carico di fibre. Così come ancora chiedono se i peperoni sono a basso contenuto di FODMAP, voglio dire, sì. Sono a basso contenuto FODMAP, immagino di sì, perché l'abbiamo visti in qualche modo lavorare dal nostro chef che è intervenuto esattamente con quel tipo di condimento, se così possiamo dire. Poi c'è chi fa la domanda, mettendoci anche la giusta didascalia, nel senso che ci dice se una dieta no FODMAP potrebbe aiutare chi ha... di FODMAP è una dieta che, come già dicevo prima, aiuta moltissimo nel discorso infiammatorio alimentare, laddove il discorso infiammatorio intestinale, laddove appunto il discorso alimentare non corretto può sicuramente come dire, agevolare, spingere fortemente, evocare e potenziare una risposta infiammatoria da parte dell'intestino. Come ho già avuto modo di dire, e quindi riprendo a questo punto l'argomento, poi magari risponderò anche ad un'altra domanda che è stata fatta, il discorso appunto dei FODMAP è un discorso che prescinde da una problematica di squisita situazione, come dire, infiammatoria connessa agli alimenti. E riprendo il discorso di partenza per dire che ancora una volta la gente responsabile di questa problematica o la gente potenziante che esplode una sintomatologia infiammatoria, in questo caso più che mai è rappresentato appunto dalla componente microbica intestinale, da una componente microbica alterata che ha avuto modo di alterarsi, perché no, anche in ragione di una selezione fatta a monte di alimenti fermentabili, cioè io seleziono all'interno del mio intestino dei batteri potenzialmente fermentativi perché a lungo ho sostenuto un'alimentazione che ha a sua volta favorito l'aggregazione di questa specificità di batteri soprattutto a livello di intestino tenue, e se ovviamente si sovrappongono e continuano a sovrapporsi
batteri che possono ingenerare un discorso fermentativo, finirà appunto che quei batteri finiscono appunto per essere gli alimenti, i batteri predominanti in un tratto strategico dell'intestino, quale è appunto l'intestino tenue, batteri prevalenti che a loro volta continueranno a generare, come una sorta di ruota che non smette mai di girare, continueranno a generare uno stato infiammatorio progressivamente evolutivo. Come fare a risolvere il problema? Teniamo conto che il metabolita primo che viene prodotto dai batteri fermentativi ogni volta che noi introduciamo un alimento che a loro è gradito è un metabolita molto molto strategico per i batteri che si chiama, che è in sigla H2S, ovvero acido solfidrico. L'acido solfidrico è un gas acido estremamente irritante, prodotto in grande quantità, tanto più grande quanto più noi dovessimo appunto introdurre alimenti FODMAP, alimenti fermentabili. E quindi se prevale una componente microbica composta da batteri fermentativi e noi dovessimo introdurre continuativamente quantità piuttosto elevate di questi alimenti fermentabili, ovvero di FODMAP, non facciamo altro che potenziare l'azione di quei batteri. Batteri che ovviamente produrranno questo gas. Il gas che fa? Intanto prodotto, esce, uscendo, gonfia in quantità cospicua, in entità cospicua, l'addome di chi dovesse essere affetto da questo tipo di problematica. Ovviamente, ingenerando un forte disturbo, che è un disturbo decisamente irritante per chi lo subisce, con una dolenzia spessissimo avvertita a livello del colon di destra, quindi questo senso di tensione, di proprio di pesantezza che c'è nel colon di destra, un senso di reflusso che spesso, come dire, evolve in eruttazione, che poi si sente come sensazione di risalita, che spesso viene confuso, diciamolo, come reflusso gastroesofageo, perché simula molto da vicino una patologia di questo genere, ma in realtà parte da molto più sotto. E se è un reflusso di questo genere, generato dal solfidrico e non dall'acido cloridrico dello stomaco, il protettore gastrico non funzionerà mai, perché sull'acido cloridrico e non sull'acido solfidrico. Quindi c'è una sorta di, come dire, di accanimento di uno stato infiammatorio che poi tende, come dire, assalendo su, a manifestarsi a livello proprio di struttura esofagea, ma anche a livello più alto, con tutta una serie di, come dire, di problematiche che il soggetto avverte a livello alto e quindi a livello anche faringeo. E quindi ci sono sintomi abbastanza caratteristici che sono la disfonia. Cos'è la disfonia? Una raucedine, un abbassamento di voce che viene soprattutto a chi parla tanto, a chi parla perché insegna, a chi parla perché è impegnato comunque a realizzare degli scambi anche professionali, continuativi, può procurare disfagia, che vuol dire difficoltà di ingoiare, difficoltà, senso di groppo in gola, difficoltà proprio a, come dire, a un senso proprio di costrizione, ecco, di costrizione reale in gola. E poi sfocia persino nella bocca, laddove posso avere questo sapore metallico, questo retrogusto amaro, questo retrogusto acido, che mi può derivare sempre da questo tipo di problematica, che può ingenerare una sorta di, come dire, distensione a barra dell'intestino, con questo senso di gonfiore perenne che mi viene spesso, anche se mangio una mela, e ci sta, perché la mela, contenendo fruttosio, che è un FODMAP, può evocare, ma non sono allergico alla mela, né sono intollerante alla mela, cambierà tutto, e di mele ne potrò mangiare anche una cesta, se finalmente potrò modificare il mio microbiota intestinale. Posso cioè diagnosticare una disbiosi fermentativa. C'era chi mi chiedeva: quando parlerete anche di disbiosi putrefattiva? Parleremo anche di disbiosi putrefattiva, perché lì ovviamente la dieta è completamente diversa rispetto a quella di cui stiamo parlando adesso. Nella disbiosi putrefattiva, mentre nella fermentativa prevale un filum di batteri che si chiamano firmicutes, nella putrefattiva sembra prevalere un altro tipo di filum batterico che sono i bacteroidetes, quindi cambia completamente, ma bisogna avere quella cognizione specifica del quadro. Occorre conoscere questa dimensione, occorre giovarsi di alcune analisi e soprattutto di una terapia probiotica di precisione che non può essere affidata al fermento lattico, come abbiamo detto tante volte, che tanto male non fa, perché se il fermento lattico dovesse
in una fermentativa contenere grandi quantità di lattobacilli, per esempio, è possibile che laddove il lattobacillo non sia esattamente quello indispensabile e necessario che noi ci calcoliamo con una, come dire, con una sorta di atteggiamento maniacale pur di realizzare una terapia probiotica precisa, rischia quella terapia probiotica di essere del tutto controproducente. Allora, io spero che il messaggio sia stato chiaro. Il messaggio che cerchiamo di dare nel benessere a tavola lab deve essere sempre chiaro. Intanto non è pazienti con intolleranze, con allergie, con problematiche di questo genere, non possano mangiare, perché con un minimo di attenzione, con un minimo di adeguata formazione ed informazione, che non sia quella genericamente data dai ciarlatani, ma che sia quella reale, costruita. Per costruire questa trasmissione ci abbiamo lavorato 7 giorni, perché abbiamo comunque dovuto fornire delle indicazioni, abbiamo avuto i giusti feedback da parte dei vari soggetti che hanno collaborato con noi, e alla fine, come vedete, vengono fuori dei piatti che sono tutt'altro che, come dire, immangiabili, come spesso sentiamo dire dalla gente. Occorre applicarsi, ovviamente, con la giusta disponibilità d'animo per poterlo fare, occorre applicarsi con le giuste cognizioni, e alla fine anche questi quadri che sembravano essere apparentemente ingestibili finiscono per diventare gestibilissimi. Bene, spero che il messaggio sia stato chiaro. Ovviamente siete liberissimi di continuare a porre domande a cui, con i limiti dei nostri tempi, cercheremo comunque di rispondere. Ovviamente siamo tutti grati a tutti voi per i riscontri che continuate a darci. Oggi ho visto siete stati veramente tantissimi a darci dei riscontri. Ovviamente ritorneremo ancora, questa volta avvicinandoci sempre di più alle vacanze di Natale, parleremo di pasticceria da realizzare per i soggetti variamente intolleranti che ci dicono che almeno a Natale vogliono mangiare qualcosa. È giusto, giustissimo, ma non soltanto a Natale, organizzeremo anche questo, ci cominceremo a lavorare da subito. Quindi grazie a tutti, grazie come sempre a chi ci ha seguito, grazie a chi ci ha assistito come il nostro regista Paolo Romito, grazie ancora a tutti e ci vediamo tra 15 giorni. Alla prossima. Grazie. Thank you.